continua a migliorare la situazione in quello che al momento è l'unico ospedale Covid del Molise. Al Cardarelli solo 5 le persone ricoverate, nessuna in terapia intensiva. Nelle ultime ore sono stati dimessi 2 pazienti, 4 i nuovi contagi, gli attualmente positivi 104. L'RT a 0,45 è il più basso d'Italia, 11,8 l'incidenza del contagio ogni 100.000 abitanti. Il Molise è la prima zona verde italiana in Europa. Thomas soddisfatto, abbiamo giocato d'anticipo, il resto lo hanno fatto i cittadini. Vaccini, superata quota 200.000. Nessun limite all'aperto in zona bianca, esultano i ristoratori. All'interno invece a tavola massimo 6 persone. C'è voglia di tornare alla normalità. Il fine settimana sarà da tutto esaurito. Sul fronte del turismo il numero uno di Confcommercio, Paolo Spina, scommette sul Molise. Può migliorare i risultati dello scorso anno. Fratelli d'Italia ha presto il primo partito, Iorio elogia la Meloni e non nasconde di voler tornare a guidare la regione. L'assessore Pallante prende le distanze da chi dice ci ha preceduto ed ha evidenti responsabilità soprattutto in sanità. Hashish e marijuana addosso e a casa, 33enne incastrato dai carabinieri di Termoli. Infine lo sport, il calcio, Romagnoli sold out per la gara di domenica contro il Porto Sant'Elpidio del Campobasso, che potrebbe valere la promozione dei rossoblù in Lega Pro. Sugli spalti 1000 spettatori, massimo consentito dalle restrizioni anti-Covid. Brenci sarà nell'11 titolare. Basket, Trimboli primo innesto per la Magnolia, e per il calcio a 5 San Ginario confermato alla guida tecnica del CUS. Bentrovati, nuova edizione del TG di Teleregione, lo avete sentito dai titoli, continuano a migliorare i dati dell'emergenza pandemica in Molise. Andiamo a scoprirli nel dettaglio, quelli dell'ultimo bollettino diramato dall'azienda sanitaria regionale del Molise. Solo 4 i nuovi contagi su 560 tamponi refertati. Non ci sono stati nuovi ricoveri né trasferimenti in terapia intensiva, fortunatamente non si contano nemmeno nuovi decessi, e inoltre ci sono 2 persone dimesse, rispettivamente una di Guardia Regia e l'altra di Palata. Si trovavano entrambe nel reparto di malattie infettive, e quindi al Cardarelli ora ci sono solamente 5 persone ricoverate, nessuna si trova in terapia intensiva. In tutto il Molise 104 persone sono affette dal virus in questo momento, e dall'inizio dell'emergenza sono stati processati 198.404 tamponi. La cifra dei decessi è sempre di 491. Ed ora parliamo dell'RT del Molise, che è il più basso d'Italia, 11,8 invece l'incidenza del contagio ogni 100.000 abitanti. I numeri del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero quindi confermano il buon momento, la discesa dell'epidemia. Il Molise è la prima zona verde italiana in Europa, e il presidente della regione Toma ha commentato in maniera soddisfatta: abbiamo giocato d'anticipo, il resto lo hanno fatto i cittadini. Sentiamo Pierluigi Boragine. RT a 0,45, il più basso d'Italia. Terapie intensive al 5%, 0% ieri dopo l'uscita dal reparto dell'ultimo paziente, occupazione aree mediche al 4%. E ancora 11,8 casi, l'incidenza del contagio per ogni 100.000 abitanti, dato che ha permesso al Molise di essere la prima zona verde italiana in Unione Europea. Il riconoscimento emerge dalla nuova mappa sui contagi nel vecchio continente, stilata dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Numeri contenuti nella bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, bozza finita sulla scrivania del Presidente della Regione Donato Toma. Merito dei molisani le parole del Presidente rilasciate a Teleregione, ma anche delle azioni che abbiamo messo in campo. Il Governatore ha giocato d'anticipo grazie alle misure adottate negli ultimi mesi. Ricorderete, dice, l'importanza di aver chiesto di finire in zona rossa prima degli altri, ciò ci ha permesso di giungere alla condizione in cui siamo ora. E ancora l'importanza dei vaccini e la perfetta organizzazione del piano vaccinale, con un molisano su 5 che ha completato il ciclo vaccinale.
E oggi c'era una grande emozione tra i ristoratori, abbiamo fatto un giro ad Isernia perché come sapete le normative stabiliscono che 6 persone possono sedere al tavolo all'interno dei locali, non c'è nessuna limitazione invece all'esterno. Noi ne abbiamo parlato proprio con gli addetti ai lavori che sono molto fiduciosi per la ripresa di questa estate. Sentiamo Nicola De Santis. Un massimo di 6 persone a tavola all'interno, nessuna limitazione per i posti a sedere all'esterno. Queste, in linea di massima, le regole per i ristoranti in zona bianca. Il provvedimento è stato accolto con sollievo da tutti gli addetti ai lavori, ma anche dall'utenza che non vedeva l'ora di tornare a sedere a tavola per riassaporare il gusto della libertà. Per i ristoratori sono stati mesi durissimi perché la crisi sanitaria è diventata ben presto crisi economica. Sono stati loro i più colpiti dal Covid ed oggi finalmente possono guardare con rinnovata fiducia al futuro. Sarà difficile recuperare il terreno perduto, però nell'aria si respira un'atmosfera frizzante come non accadeva da troppo tempo ormai. Sì, un certo fermento si percepisce, la gente ha tantissima voglia di uscire, di non restare più a casa, hanno abolito finalmente il coprifuoco, quindi diciamo che abbiamo molta più libertà. L'unica cosa è che tutti quanti noi dovremmo avere il buon senso di rispettare comunque le regole, anche se siamo in zona bianca, e cercare null'altro di aiutarci, perché avendo un'altra chiusura la situazione sia economica che mentale di ogni persona verrà a essere una cosa brutta. Quindi cerchiamo ognuno di noi di rispettare tutte le regole e andare avanti, che insieme ce la possiamo fare unendo le forze. Flavio, quanto è stato bello apparecchiare all'interno? È stata una sensazione davvero veramente bella. Dopo più di un anno che dentro non si poteva più sedere, la gioia è vedere le persone entrare, vedere il locale apparecchiato, è una cosa indescrivibile per chi fa questo lavoro, ma penso pure per gli altri. Quanto è stato bello apparecchiare all'interno? Guardi, è stato bellissimo, pensando che già oggi abbiamo una 50ina di persone prenotate e che stiamo organizzandoci per queste persone di oggi. C'è voglia da parte della Assolutamente gente? Sì, vogliamo ricominciare tutti, noi le persone, vogliamo ricominciare tutti quanti una vita normale, il più normale possibile. Il peggio è alle spalle? Speriamo di sì, guardi, speriamo veramente di sì, che non ce la facciamo più a... Ormai sono quasi 2 anni che stiamo sopportando questa situazione, sia per i proprietari, i datori di lavoro, sia per noi dipendenti che arrivare a fine mese comincia a diventare un po' pesante. Avete sofferto comunque i morsi della crisi? Parecchio, parecchio. Calcolando chi sia un bambino piccolo, la famiglia, le spese, tutto quanto, si sente. Tu personalmente hai avuto anche paura di non farcela, di non ricominciare? Fortunatamente no, che sono stato aiutato un po' dai miei suoceri, fortunatamente. Però si sentiva, la crisi si sentiva parecchio. Siamo contenti della ripartenza, e è stato bello riapparecchiare dentro tutte le sale e ripartire come prima. Spero che si mantenga questa situazione e che migliori, insomma, anche questi posti che sono 8 a tavola, magari tra qualche giorno, qualche settimana, magari diranno che tornerà tutto come prima. Che periodo i ristoratori hanno superato? È stato un momento molto molto duro. Veramente è stato molto duro, sì, perché abbiamo avuto insomma problemi di pagare le bollette, di pagare anche i fornitori, sono rimasti in sospeso, però con questo lavoro che sta ritornando ce la faremo, insomma. Sicuramente si ritorna come prima e tutto... Non vedete l'ora di ripartire? Sì, non vediamo l'ora di ripartire, insomma. Abbiamo bisogno dei clienti come una volta, insomma, via. Abbiamo rimesso i tavoli, io ho pochi posti, però ringraziando a Dio da lunedì, dalle riaperture, ho fatto sempre il pienone, pranzo e cena. È una nuova ripartenza, una sorta di nuova inaugurazione per questa attività, così come per tutti gli altri tuoi colleghi? Praticamente sì, soltanto che... le aspettative sono superiori al passato. Comunque il peggio è alle spalle. Secondo me sì, cioè, sono molto fiducioso, ringraziando a Dio c'è proprio voglia di uscire. E quindi i clienti sono vogliosi di venire a mangiare.
Stato d'emergenza in conseguenza degli eventi eccezionali meteorologici verificatisi nel gennaio del 2017 in Molise. Oggi la Regione ha stipulato una convenzione con le due province e con 10 comuni. Nella sala Parlamentino di Palazzo Vitale si è proceduto alla stipula dell'accordo col governatore della Regione Donato Toma in qualità di commissario delegato e gli enti interessati. Si tratta nello specifico delle due province, nonché dei comuni di Busso, Frosolone, Guardia Regia, Limosano, Montenero di Bisaccia, Monaci, Lioni, Petrella, Tifernina, Pietra Catella, Riccia e Tufara, in adempimento a quanto previsto dal DPCM del 21 ottobre 2020. Entro la data del 31 dicembre di quest'anno il soggetto attuatore comunicherà al commissario delegato la formale contrattualizzazione e la definizione di ogni altra obbligazione giuridicamente vincolante che è necessaria a realizzare gli interventi inseriti nel piano degli investimenti 2021. Il rapporto di concessione dura fino al 30 luglio 2022 e in questo termine sono compresi i tempi per l'aggiudicazione definitiva dei lavori e per la stipula del contratto, per l'esecuzione, per il collaudo, per tutto ciò che concerne la realizzazione. Eventuali proroghe, debitamente richieste e motivate dal soggetto attuatore, dovranno essere autorizzate dal commissario delegato, cioè dal presidente Toma. Passiamo ora alla politica. Fratelli d'Italia, ci sono ancora scaramucce interne al partito con Michele Iorio, che è convinto che presto sarà la prima forza della regione e che è pronto a ricandidarsi anche alla guida dell'ente, però c'è l'assessore Pallante che prende le distanze da chi, ha spiegato, ci ha preceduto e dà evidenti responsabilità soprattutto nel comparto sanitario. Sentiamo. Partito forte ma spaccato in due, e la sensazione che solo Roma possa fare sintesi. I pezzi da 90 di Fratelli d'Italia si sono ritrovati a Termoli in occasione della festa della Repubblica. Da un lato Michele Iorio, Aida Romagnolo, Massimiliano Scarabeo ed il coordinatore Filoteo Di Sandro, critici, eufemismo, nei confronti della gestione Toma e convinti che la Meloni farà diventare Fratelli d'Italia il primo partito della penisola. Riesce ad aggregare, che significa che è un partito aperto, aperto anche ad esperienze diverse, di provenienza, di varia provenienza, purché si condivida un programma ed un progetto. Credo che questi sono gli elementi, oltre all'enorme capacità di spinta e di immagine che ha Giorgia Meloni, che ha portato questo partito e lo porterà ad essere il primo partito d'Italia. Iorio non ha alcuna intenzione di uscire di scena, anzi, non lo dice chiaramente, ma la volontà è quella di tornare a governare la regione come leader di un partito, Fratelli d'Italia appunto, che definisce attuale e moderno. Sicuramente sì, io credo di sì, sono convinto, anche se i tempi sono ancora prematuri, ma penso che si debba dare una svolta soprattutto al Molise. Io non nascondo e non ho mai nascosto le mie critiche, la mia diversità rispetto a Donato Toma e rispetto alla giunta regionale. Sull'altro fronte l'assessore Quintino Pallante, unico eletto a Palazzo Daimmo del partito della Meloni, che coglie sempre l'occasione per marcare la distanza con chi ha gestito la regione per anni, portandola in una situazione di grave difficoltà, ad un passo dall'irreparabile. La pandemia ha acuito le distanze sociali, ha messo la nostra regione in grande difficoltà. Noi abbiamo un problema strutturale, il trasferimento di risorse per la nostra regione è stato sempre insufficiente, soprattutto in sanità, con un lungo percorso di commissariamento, con delle evidenti responsabilità di chi ci ha preceduto. Sensibilità diverse in attesa di ricomporre i cocci, pratica che in politica è sempre possibile. Mi fa piacere che arrivano altre persone e che questo possa far crescere il nostro partito. Dovremo trovare tra queste varie sensibilità un accordo, ma Giorgia Meloni sarà capace di fare queste altre. Parliamo ora del turismo, che può essere di nuovo il volano dell'economia regionale. Per il numero uno di Confcommercio Paolo Spina, il Molise può migliorare i risultati dello scorso anno, ma occorre maggiore dialogo istituzionale. Lo ha intervistato per noi Emanuele Bracone, ascoltiamolo. Rispetto all'anno scorso, che abbiamo avuto un incremento notevolissimo del turismo, quest'anno riteniamo di fare
gli stessi numeri, se non qualcosa in più rispetto all'anno scorso. Ma siamo pronti? Beh, diciamo che potremmo essere un po' più pronti. Ecco perché è necessario, soprattutto per Termoli. Termoli è la porta d'ingresso della regione, è la porta d'ingresso del turismo. I turisti verranno, ma anche gli operatori economici devono essere pronti. E per pronti significa ottima accoglienza da parte degli operatori economici per i turisti e grande professionalità. Dobbiamo ancora fare parecchi passi in avanti da questo punto di vista. Funziona l'interlocuzione istituzionale o vi aspettereste qualcosa di meglio? Beh, diciamo che forse sarebbe stato per il passato, ma spero per il futuro, che ci possa essere maggiore interlocuzione, anche perché noi abbiamo il polso della situazione e quindi abbiamo come Confcommercio la situazione di tutto il territorio regionale, ma anche dei singoli operatori. Quindi io vorrei che ci fosse maggiore attenzione e maggiore interlocuzione da parte della presidenza della regione e delle istituzioni regionali in genere. Presieduta dal prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta, si è svolta nella sala consiliare del Comune di Termoli una riunione tecnica di coordinamento di tutte le forze di polizia, allargata alla partecipazione dei sindaci dell'area costiera, dei vertici dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto e del Dipartimento di Prevenzione dell'ASREM, per esaminare innanzitutto la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei comuni del litorale, in vista naturalmente della stagione turistica. L'attenzione è stata focalizzata sull'organizzazione dei dispositivi di controllo del territorio, tenuto conto che l'auspicato incremento delle presenze proprio nel periodo estivo potrebbe comportare un fisiologico trend in crescita dell'indice di delittuosità. Proseguirà inoltre l'attività di vigilanza da parte naturalmente delle forze di polizia statali e locali nel rispetto delle normative anti-Covid, e in questa occasione è stata anche richiamata l'attenzione del rappresentante dell'ASREM sull'opportunità di un rafforzamento dei presidi sanitari nei comuni della Riviera nel periodo appunto di maggiore afflusso di turisti, quindi un appello forte all'ASREM. E nel frattempo continua il dibattito sul blocco dei licenziamenti contrari, l'Unione Europea e l'ex numero uno dell'INPS Tito Boeri, mentre per i sindacati deve essere prorogato fino alla metà dello stato, fino alla fine, scusate, dello stato d'emergenza, si chiedeva almeno fino ad ottobre. E intanto ne abbiamo parlato con la leader della UIL Molise, Tecla Boccardo. Sentite cosa ci ha detto. Il dibattito prosegue, si fa sempre più infuocato e andrebbe declinato su ogni singolo territorio. Parliamo del blocco dei licenziamenti nel decreto sostegni bis, in base al quale lo stop resta per tutte le imprese fino al 30 giugno, per le aziende che utilizzano il FIS o la cassa in deroga fino al 30 ottobre, per le altre, industria ed edilizia, solo se chiedono la cassa ordinaria dal 1 luglio e per tutta la durata della CIG, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021. In cambio c'è l'esonero dal contributo addizionale. Dall'Unione Europea una bocciatura che ancora brucia, è controproducente e discrimina i precari. Per l'economista Tito Boeri, ex numero uno di INPS, chi vuole il blocco dei licenziamenti vuole il male dei lavoratori. La pensano diversamente i sindacati. La leader della UIL, Tecla Boccardo, invoca il blocco dei licenziamenti fino alla fine dello stato di emergenza. Non possiamo avere una situazione di disagio complessivo al quale si aggiunge ulteriore disagio per la perdita dei posti di lavoro. Quindi noi in qualunque caso continueremo le nostre battaglie e metteremo in campo tutte le azioni necessarie per tutelare i posti di lavoro, per tutelare innanzitutto i lavoratori, per dare lavoro di qualità e soprattutto per eliminare quelle che sono le discriminazioni e aumentare il tasso di occupazione.
Ed ora la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Primiani sul Corecom, che definisce al collasso il Comitato regionale per le comunicazioni in gravissimo affanno dall'inizio del 2021, le parole di Primiani. Già a febbraio ci siamo occupati della questione e il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per trasferire con urgenza del personale dagli uffici della Giunta proprio al Corecom. Questo perché a fine 2020 sono andati in pensione due funzionari deputati alla risoluzione dei contenziosi tra gli utenti e le società di telecomunicazioni, ma da allora una sola unità di personale è stata mandata in ausilio al Corecom, salvo poi essere trasferita altrove. Il problema, prosegue Primiani, non è di poco conto, in quanto tra le funzioni del comitato c'è proprio la risoluzione in via bonaria dei contenziosi tra cittadini e gestori dei servizi di telefonia, internet, pay tv, e al momento 600 conciliazioni risultano bloccate negli ultimi 6 mesi. Ed ora la cronaca: i carabinieri della compagnia di Termoli hanno arrestato un 33enne cogliendolo in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga in seguito a una perquisizione personale e domiciliare che è stata effettuata proprio a Termoli dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia. È stato rinvenuto un quantitativo di droga, oltre che dei soldi contanti, 160 euro per la precisione in banconote di vario taglio. Quindi l'uomo è stato arrestato. Aveva nello specifico 6 involucri in cellofan contenenti hashish del peso complessivo di 4 grammi circa, più una bustina di marijuana. Quindi per lui sono arrivate le manette. Dante viaggia in DR, la F-35 e la DR-5 sono le protagoniste delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del sommo poeta. Il direttore della comunicazione e del marketing dell'azienda di Macchia di Isernia, Massimo Di Tore, sostiene che supportare la cultura è un onore e anche un onere. Sentiamo Vincenzo Ciccone. Le auto della DR, coprotagoniste di due progetti legati alle celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, una DR F35 ed una DR 5.0, sono le auto di scena del docufilm Dante, l'esilio di un poeta, mentre una DR F35 è anche l'auto ufficiale della Divina Commedia in 100 borghi, viaggio itinerante in 100 località italiane, che ha preso il via il 31 maggio alla città siciliana di Comiso e terminerà il 7 settembre a Ripi, nel Lazio. Per quanto riguarda il primo progetto, il primo ciak c'è stato lo scorso 24 maggio a Castrocaro. L'opera del regista Fabrizio Bancale è prodotta dalla società Dante Alighieri. Attraverso l'Italia Centro Settentrionale, a guidare per mano la troupe, composta da Penelope Zaccarini e Mario Di Fonso, oltre allo stesso Bancale, ci saranno esperti dantisti, esimi professori e rappresentanti dei diversi comitati danteschi presenti sul territorio, per narrare aneddoti, fornire spiegazioni, regalare curiosità. Per quanto riguarda il secondo progetto, la Divina Commedia in 100 borghi, in 100 giorni sarà attraversata tutta la penisola. Il tour nazionale nel cuore dei borghi più belli d'Italia, dedicato peraltro al sommo poeta, vedrà l'attore laziale Matteo Fratarcangeli vestire i panni di Dante Alighieri e girare per le strade dei piccoli e grandi paesi italiani declamando i canti del paradiso, del purgatorio e dell'inferno. Abbiamo sposato questi due progetti con grande entusiasmo, ha dichiarato il direttore della comunicazione e marketing di DR Automobile Group, Massimo Di Tore. Riteniamo che sostenere la cultura nel paese che più di tutti al mondo ne ha da vendere sia un onore ed un onere imprescindibile per un'azienda italiana. Siamo molto orgogliosi di sostenere due lodevoli iniziative dedicate a colui che al più di tutti ha influenzato ed ispirato gran parte della cultura italiana degli ultimi 7 secoli. Domenica si celebra il Corpus Domini e purtroppo questo sarà il secondo anno senza la tradizionale sfilata dei misteri a Campobasso. Ci sarà comunque una celebrazione religiosa davanti al Museo di Via Trento, ma per l'occasione l'Associazione Misteri e Tradizioni di Campobasso ha voluto pubblicare un video molto bello con la partecipazione dell'attore Diego Florio, le riprese e il testo di Manuel Capparelli, e ci sono le immagini della sfilata
Giornata 2018, realizzate da Simona Colla d'Angelo. Il Museo dei Misteri domenica sarà aperto per l'occasione del Corpus Domini al pubblico dalle 10.30 alle 13, con ingressi contingentati, naturalmente l'obbligo della mascherina e del distanziamento. Allora, vediamo questo video. Come spieghi ad una persona che non è di Campobasso cosa significa per noi il Corpus Domini? Non credo sia possibile. Oppure lo è, ma io non ne sono in grado. Una cosa però so spiegarla. È davvero brutto pensare che per il secondo anno di fila l'evento più importante dell'anno non ci sarà. Ti lascia un vuoto allo stomaco che raramente si riesce a provare. Un vuoto allo stomaco che vorremmo fosse rimpiazzato da altre emozioni come lo stupore, la gioia che sempre ci ha regalato questo evento. Forse la cosa che più mi ha riportato alla normalità è stato visitare il Museo dei Misteri. Girare per quelle stanze mi ha fatto rivivere delle sensazioni che sembrava avessi quasi dimenticato. E invece, con un semplice stimolo, è tornato tutto più vivido che mai. Il vociare incessante di tutte quelle persone venute qui per assistere a questo spettacolo, i profumi, gli odori che si respirano solo ed esclusivamente in quei giorni, le strade stracolme fino a tarda notte senza mantenere la minima distanza di sicurezza, che poi sicurezza di che? Più vicini eravamo e meglio stavamo, e non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente. Un popolo costantemente in disaccordo, unito durante quella magica domenica di giugno. Quanto è assurdo rivedere questa successione di immagini in mente solo grazie a delle strutture vuote. Forse ciò che traspare di più è la passione genuina che tutte le persone mettono per la realizzazione del Corpus Domini. Raramente ho sentito qualcuno ringraziarle per tutti gli sforzi fatti in questi anni per mantenere le nostre tradizioni vive, quindi grazie. E credo di parlare a nome di tutti i campobassani, sperando di poter tornare il prima possibile ad apprezzare e a guardare i nostri misteri. Andiamo a Varanello, che è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Molise per introdurre ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. È in programma domenica 6 giugno, in occasione dei festeggiamenti proprio del Corpus Domini, la cerimonia di presentazione della cartolina e dell'annullo filatelico dedicati al piccolo comune molisano. La cartolina raffigura quattro immagini: le chiese del Santissimo Rosario e di Santa Maria Nives, l'altare principale della chiesa del Santissimo Rosario e l'albero monumentale che si trova nei pressi della chiesa di Santa Maria Nives, dove secondo la leggenda intorno al 1500 circa il 5 agosto apparve la Madonna in occasione della nevicata straordinaria. E Poste Italiane per l'occasione attiverà un servizio filatelico temporaneo che sarà allestito in piazza Falcone Borsellino a Varanello dalle 8.30 alle 13.30 e all'evento, con accesso regolamentare, parteciperà anche il sindaco Marco Maio, oltre che alcuni rappresentanti di Poste. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per sabato 5 giugno. L'alta pressione resta protagonista, determinando condizioni di bel tempo su tutta la regione. Venti deboli, mare da quasi calmo a poco mosso. Queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 19, massima 24, Isernia minima 14, massima 22, Termoli minima 20, massima 28, Venafro minima 15, massima 24 gradi. Qualche istante di pausa adesso, non andate via perché tra poco c'è la pagina sportiva. Eccoci di nuovo insieme, la prossima potrebbe essere la domenica
di un ritorno del Campobasso nei professionisti. Al Romagnoli andrà in scena il testa a coda. In pochissimi minuti sono stati polverizzati 1000 biglietti a disposizione per questa riapertura al pubblico. Sono arrivati anche i soci americani per assistere a questo importante evento. Romagnoli sold out per quella che potrebbe essere la festa promozione dei rossoblù, attesi domenica dal Porto Sant'Elpidio in un testa coda emozionante. Allo stadio ci saranno 1000 spettatori, il massimo consentito dalle restrizioni anti-Covid, quasi 600 abbonati, 350 tifosi che in poche ore hanno polverizzato i biglietti disponibili online ed una cinquantina tra dirigenti e giornalisti. Lupo incise e vince e il San Nicolò non conquista i 3 punti in casa contro il Vasto Girardi. Diversamente, tutto rinviato alla trasferta di Rieti, squadra concentratissima. Sono le partite più difficili, taglia corto il DS Stefano De Angelis, che poi aggiunge: abbiamo il destino nelle nostre mani, non ci fermeremo sul più bello. Città in fibrillazione, ovunque vessilli rossoblù, mentre Cudini è alle prese con la formazione da mandare in campo. Out Bontà e il suo sostituto naturale Tengorang, entrambi squalificati. Chi gioca da interno? Probabilmente Brenci, con Ladu confermato in cabina di regia e Candellori libero di attaccare lo spazio con licenza di trovare il gol. L'alternativa? Zammarchi, versione centrocampista, più probabile la prima ipotesi. Recuperato Esposito, Fantavittorio si è allenato con la squadra, ma dovrebbe partire dalla panchina. Uno come Rossetti, in questo momento, non può rimanere fuori, giocherà da centravanti con Cogliati e Vitali esterni. Campobasso Porto Sant'Elpidio, fischio d'inizio alle 16, sarà diretta da Silvia Gasparotti della sezione di Rovereto. E l'Olimpia Agnonese si proietta verso le ultime 4 partite del campionato con l'obiettivo di non venire risucchiata all'ultimo posto in classifica. Per i Granata di Rosa in previsione 2 confronti interni consecutivi. Domenica ci sarà il match con l'Atletico Terme Fiuggi, il 13 quello con l'Aprilia. Il tecnico deve fare sempre i conti con più di qualche acciacco, ma è determinato ad affrontare con grinta questo ciclo di impegni in 14 giorni. È la playmaker triestina Stefania Trimboli, il primo rinforzo della Magnolia Campobasso che nella prossima stagione militerà ancora nella massima serie cestistica. Il club è all'opera per completare il proprio scacchiere. Sentiamo ancora Ciccone. Primo innesto per la molisana Magnolia che verrà in cabina di regia col quintetto di coach Mimmo Sabatelli, arriverà direttamente da Schio la triestina Stefania Trimboli, giocatrice impegnata in A1 proprio a Trieste e poi ancora a Battipaglia, Empoli e appunto Schio. Elemento di grande temperamento, Trimboli è il primo innesto nella campagna acquisti che dovrebbe dare grande freschezza al gruppo campobassano. Il portale specialistico Basket Inside infatti ha associato a Magnolia anche l'esterna argentina, prima della sua nazione ad essere chiamata in WNBA, Florencia Chagas, e l'ala nell'ultima stagione a Siracusa, Giuditta Trimboli. Per il resto il mercato rossoblù è in pieno fermento e c'è voglia di dar vita ad un organico in grado di farsi valere nell'ambito della seconda stagione consecutiva nella massima serie per i fiori d'acciaio. Al momento, inoltre, c'è attesa su quelli che potranno essere gli sviluppi, con possibili nuovi annunci attesi nelle prossime ore. Ed ora il calcio a 5. Marco Sanginario è stato confermato alla guida tecnica del CLN Cus Molise. In 3 stagioni sulla panchina rossoblù è riuscito a collezionare una partecipazione alle Final 8 di Serie B, a vincere i playoff della cadetteria, a partecipare alle Final 8 e playoff di Serie A2. Sono felice, e naturalmente ottenere la promozione in Serie A2, sono felice, ha detto, di poter dare continuità a questo progetto, i cui obiettivi sono sempre gli stessi: rispettare i vincoli di budget imposti dalla società, ma allo stesso tempo cercare di costruire una squadra competitiva e scendere in campo sempre per giocarsela con tutti. Queste le parole di Sanginario. E si chiude qui l'edizione delle news di Teleregione Online. Sul nostro sito potete rivedere tutti i TG, anche i servizi che vi abbiamo mostrato. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di serata. Arrivederci.